Eh sì, benvenuti tutti in live. Eccoci qua con la nostra Elisa Smith. Perfetto. È un po' buggato il personaggio, però adesso si fissa. Oh. Scusate un attimo, arrivo subito. Salve Smith. Oh, rieccomi, scusatemi ragazzi, ma ero un attimo. Me l'ho suonato al citofono. Cioè, in questi giorni di quarantena mi suonano il citofono. Wow, che figo. Vita, esiste, c'è vita. Comunque. Ok, mi smuto sulla Posso radio. disturbarvi un Oh mio secondo? Dio, c'è Poi il me ne direttore vado? sanitario. Oppure parlo col tenente in alto grado? Oh, salve. Dipende. Sì. Salve, collega. Se non è la Dam 4, c'è No, con me lei? perché avete Sì. firmato Ok, perfetto. un mio Seconda. specializzando, quindi E questa è volevo un po' macchina, sì. chiarire la situazione. O Quello vengo col in centro? veicolo da spiaggia, tipo. Sì, no. Col veicolo della proprio dell'ambulanza. Perché vi ricordo che io ho dato l'approvazione ai miei specializzandi, visto che non abbiamo né stipendio, stiamo facendo effettuando tutte le cure gratis a tutti i cittadini e non riceviamo alcun tipo di Si stipendio. lamentate, Ho dice. permesso ai miei specializzandi di usare per uso solo personale il mezzo dell'ambulanza quando sono fuori servizio per motivi
loro personali perché appunto non hanno mezzi. Li ho autorizzati io stessa. Adamondo si dirige alla vendita. Quindi gli sono stati fatti una lavata da capo, di capo oggi da due di voi. Non so chi sono, non so chi siano, però me la vedo io se in caso c'è un qualche problema. Va bene, volevo soltanto avvisarvi questo. 10-4. Ok, Ok, vabbè. Di perfetto, grazie. nulla. User left your channel. Scusate se vi dico una cosa. Scusate se vi dico una cosa in radio, ma non sarebbe da gestire in RP sta cosa. Non sarebbe da fare in RP sta cosa, cioè doveva venire in centrale a lamentarsi, non in radio. Vendita pulita, procediamo con la raccolta semi. Ecco qua, scusate, perché c'era la direttrice, cos'è che era qua nel Si era canale? lamentata di qualcosa, non so, però c'è cioè, una cosa Ha off RP in detto radio, che ma non uno so. dei nostri agenti ha fermato uno specializzando fuori servizio, però aveva ancora la macchina di servizio e gli ha fatto la romanzina e lei ha detto che l'aveva autorizzato loro e in caso di andare da lei, che ci pensa lei? Ho capito. Non ho capito perché non l'ha detto in centrale, visto che era qui 2 minuti fa, però ok. Si sarà dimenticata, boh. Che ne so, comunque. Comunque, Nicola su Twitch, ciao. Giove, 2 volte in carcere già. Ah, la Madonna, già 2 volte in carcere. Ciao, Grave. Non so cosa voleva Mark esattamente, però c'è sinceramente, però secondo me doveva andare a dirlo in RP. Adamuno si dirige verso la raccolta marijuana. Passo. Come va, collega? Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Ok. È appena entrato in servizio? Sì, ora da poco. Ok. Collega, ma che cosa ha visto in annunci statali che parlava del biglietto di accesso No, chiamato... solo per chi non ha ancora fatto, diciamo, quella roba della foto. Raccolta pulita. Ti ricordi che ci hanno detto di fare delle foto e metterlo in quel posto, no? Tu l'hai fatto, anch'io, noi siamo a posto, però quelli che non Ah, hanno ancora ok. fatto invece devono farlo entro le 16. Ah, Constantine perfetto, in perfetto. servizio. Ricevuto, passo. Io ho paura di laggare, ragazzi, fare inseguimenti e laggare. Constantine, sei disponibile per una pattuglia? Affermativo, allora ti vengo a prendere. Ci vediamo a Vespucci. Ma il paese sta uscendo Metto Adam di 3 servizio. allora. Ok,
C'è nessuno, è incredibile, mamma mia. Intanto la popolazione è molto È alta. Stiamo disponibile. eseguendo un traffic stop davanti circa Penny's Custom. Ricevuto. Allora vi raggiungo che vi devo dire una cosa in fretta. È vero, c'è anche molta gente in giro, ora non si Tu a trova. Stuntime ci sei? Sì, sono in centrale. Vieni fuori, davanti. Priceci di servizio, buona continuazione. Verci, dici. Vederci. User disconnected from your channel. Qui, agente Garcia, mi sentite? Qualcuno in piazza centrale? Ma dov'è che è Pronto a 911? Sì, la sento, mi dica. Lei mi sente, collega? Sì. Mi ha chiuso, dice che non mi sentiva, mi ha chiuso. Andiamo a vedere Vanilla. Com'era sopra la radio? Alt. Andre 5 Bene. per sicurezza. Comunicate chi prende la chiamata, ragazze. Puttana, La prima l'abbiamo cazzo. presa Prendiamo noi, la chiamata. però non ci ha risposto. Adesso siamo già qui sul posto noi. Hello, Max. No, 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 Andre 5. Nel senso, Adam 5 Trevez, comprese Vanilla noi. Siamo già sul Unicorn. posto noi. Abbiamo risposto alla Sei, prima no, se chiamata, tu ma non ci volevi. aveva risposto, non aveva risposto al telefono. Quindi siamo già noi. Non capisco chi abbia Salve. fatto la chiamata, però. Ah, c'è Il il dottor. Daxi Amin, di dove di Salve. lei? Salve. Ragazzi, rimanete un attimo qua con il dipendente. Sì, Posate un ok. attimo. Posate. Sì, qua sì. Oddio. Chi ha fatto la chiamata? Salve. Che ha fatto Io ho io? chiamato Mi dica io, ha pure. risposto un vostro collega. C'è stato un giornalista che si è introdotto nella nostra zona privata dove ci sono le ballerine e ha iniziato a filmare i nostri clienti. Però ah. Ok. Bene, bene. Venga pure di qua. Sì. Direttore, Qui ad Amuno si sta posso dirigendo parlare un verso il attimo? Sì, campo di mi dica chi marijuana in è. zona Io qua, McKenzie. agente Ok, dica. Kelly, venga. E c'è stata ricevuta una segnalazione che siete entrati con le videocamere all'interno del Vanilla nella zona privata dove ci Sì. sono i clienti. Ha firmato e dopodiché ha anche Pronto? dato dei segaioli ai nostri clienti. Sì, guarda, non filmo. È solo per Nella andare a rompere il che cazzo a una queste persone ragazza. qua. Ho capito, ma lei così sta violando la privacy dei nostri Ma clienti. sono segaioli, hai sul vino, lo sai anche Mi tu che lavoro con i perdoni. segaioli. Stavo morendo. Ma che ha, scusi? Chiamate Ma che ha un'ambulanza lei, per la scusi? signorina, è stata investita. Ma da chi? L'hanno investita non volendo. Chiamate in ambulanza. Chiamo un'ambulanza. La stiamo già Signori, se chiamando. potete Sta assicurarvi che non arrivando. ce ne sono Vabbè, materiali allora che possano in niente. Non c'è qualche niente, non modo uscirà niente. danneggiare i Io qua. nostri Signore, clienti. allora, se vuole lei può dichiarare, Piglia la telecamera, piglia la può telecamera, esporre però. denuncia, No, faremo. allora,
con calma. Signore, lei dipende del vanilla. Lei, se vuole, ma che l'hai vestita, signorina? Il signore, ovviamente, spero che il materiale che ha registrato lo cancelli. Esatto, non lo sponga da nessuna parte. Salve, scusi, ma penso sia già arrivando un medico, sa? Aspetta, fai vederti. Vedete, in caso c'è il vanilla, se non arriva. Piantine piantate al campo. Quale? Per fare questa cosa. Quale? Quello segnato nel GPS. Ok, un campo, c'è gente? No, negativo, almeno sembrerebbe. Madonna, come sei permaloso, signor. Scusi, lei ha chiamato già l'ambulanza? Cos'è che avete bisogno? Cosa succede? Niente, abbiamo trovato delle piantine che vuole piantate, pronte per essere raccolte. La consegni al dipendente. Chiediamo una battuta. La darò al mio titolare. Ok. Vabbè, Morales, se c'è bisogno di una sepoltura e supporto, venga, andiamo insieme. Eccomi, dov'è? Qui Adam 4, arriviamo sul posto per il supporto. Giusto lì vicino al McKenzie, quello segnalato su GPS, giusto? Sì, solo quello c'è. In realtà ne conosciamo un altro. Tenente? In realtà ne conosciamo anche altri. Già? Yeah? Allora, dovrei parlarne, non è stato posso? Comunicato. Sì, venga in centrale. Arrivo subito. Colga dove ci stiamo dirigendo? È un campo, ho notato delle piantine piantate, ma non c'è nessuno, però hanno chiesto una battuta di supporto. Ok. Ci vorrà un po' ora che arriviamo di giù. Sto imbecille. Adam 14:23, siamo sul posto. Adam 1, sto scendendo dalla collina qui di passo. Qui Adam 3, abbiamo bisogno del tenente o di qualcuno dell'alto comando? Dite? Ci vediamo in centrale, dobbiamo consegnarle un biglietto, tenente, poi gli spieghiamo. Ma Constantine, lei è con Kelly? Non ho capito. Lei è affermativo, con... sì, stiamo già arrivando. Ed è per la... vabbè, venite, entrate così. Spengo le sirene,
Avviso anche gli sceriffi che abbiamo trovato tre piantine. Se vuole, sì, va bene. Sceriffi, mi ricevete qui la gente Aaron Friend? Ok, abbiamo trovato tre piante di marijuana piantate pronte per essere raccolte qui al campo vicino al McKenzie. Raccolgo io, Quello su quello segnalato nella cartina? Sì, nessun soggetto nella zona, giusto titolo informativo. Potrebbero essere del sospettato che abbiamo qui in centrale, che è scappato da lì e abbiamo preso in seguito. 10-4. Ne ho raccolte alcune io, Tenente, dove si trova? Siamo in centrale. Adamuno torna in pattuglia. Da un 4 torna in pattuglia. No, è per averla, per avere il pieno, non sa mai. C'è la collega che scende. Affermativo. Morales. Morales. Morales, lei. Morales. Morales. Mi sente? È addormentato? No, andò a far benzina, siamo pochissimi anni. Morales. Ma tanto scenda. Ma devo scendere prima lui, devi scendere. Vabbè. Spenga il motore. Poi faccio due volte il pieno, faccio. Morales. Morales, vuole... Vuole più scendere. Devi scendere la macchina. Lo provi a toccare. Morales. Morales, mi sente? Morales? Si addorme... Vabbè, noi andiamo. Check, Morales. Check, Morales. Check, check. Buonanotte. Morales. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Morales. 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 Thank you.
che funziona. Morales, scenda da sto cazzo di veicolo. Morales, mi senti via radio? Morales. Aspettiamo. Oh, sei sveglio? Mi scusi, collega. Fa fare 20 minuti. Ho 15% di benzina. Comunque tra poco non avrò neanche i soldi per poter comprarmi da mangiare. Lo immagino. Dove hai già fatto un sopralluogo sul posto? Affermativo, tutto pulito. Poi siamo già andati via anche. Abbiamo svuotato il campo. Ti ricordi? Sì. Vuoi ripetere per favore? Hai già fatto un sopralluogo riguardo il video della Wizard News dove ha trovato un paio di magazzini. Già ieri ho fatto sopralluogo in quel luogo. Hai trovato qualcosa? Negativo. Va bene, noi facciamo anche noi sopralluoghi. Beh, qualcosa abbiamo trovato, qualcuno no. Ma non siamo stati noi a chiamare a Weather News ieri? Cioè, non siamo andati noi con la Wezzel News ieri sul posto? No, è la Wezzel News che li ha trovati. E poi ci ha chiamati? Sì, sì. Esatto. Quindi sì, però l'avevo già fatto, infatti. Sì, eravamo io e l'agente Wyatt con i giornalisti. Salve. Salve. Qualche problema? Sì, mi hanno spinto la macchina fuori, adesso vorrei chiamare il meccanico. Posso? Ok, va bene. Arrivederci. Sì, grazie. Posso rimanere qui? Sì, sì, certo, non si preoccupi. Sì, sì, non si preoccupi. Grazie mille. Collega. Sì. Ma c'è qualche persona normale in città? Molti sono disagiati, appunto. Cioè, quello che balbetta, è quello che fa così, è quello che ha paura delle donne. Cioè, non c'è gente normale in questa città. Ah, ieri ho visto una nuova, l'ho vista. Ieri c'è una che gira. Ieri ho visto uno che gira con cuffiette e microfono e fa la telecronaca di tutto ciò che succede. Tipo come se fosse un narratore. Invece, ieri lei si è persa, diciamo, il siparietto fra Pino, il francese, non so se lo conosce. Sì, sì. Quello che avete arrestato. È un ragazzo, Darren, è un romanaccio, sembra avere un accento romano. Non so spiegarlo bene, perché, diciamo, in Italia poco ci sono stato io. Però parlavo in inglese più maccheronico e praticamente litigavano sul fatto che Pino involontariamente gli avesse fatto rubare una macchina. E niente. Lui non lo sapeva. No, guardi, scioccante. E niente, vabbè. Cioè, la città sono tutti disagiati, veramente. Io e Mitchell non sapevamo se ridere o piangere. Sì, ma la società io non... Cioè, non stanno tanto... Ci sono solo persone disagiate. Tutte persone strane, cioè, non esiste persone normale.
Invece io ho ancora il contatto di quello spacciatore, non so se conviene. Un attimo che sento un telefono squillare nei miei pensieri. Sì. Qui Adam 1 si dirige verso gli studi cinematografici per sorvegliare i bandi che verranno. Rieccomi. Sono un bel po' di macchine. Vediamo che. Io se quello là perché c'è sul posto dei disabili. Oh, porca miseria. Ma è vuoto? Oddio mio! Ma è vuota sta macchina! Ehi! Ehi! Ho capito, sto risolvendo. Okay. Va bene, ok, vado. Ha distrutto tutto. E niente. Mi dispiace per voi. Agente, mi scusi, ma io non riesco più a cacciare la mia macchina. Peggio. Sì. Prego? Non riesco più a cacciare la mia auto dal parcheggio. Da davanti, dall'altra parte. Da di qua, guardi. Da di qua deve entrare. Da questa parte qui. Un attimo che c'era Don Marco, ha problemi di vista, stiamo provando a risolvere. Infatti ha distrutto tutto. Sì, adesso sposto questa carabiniera. Ora sposti, vale, collega, sta chiedendo, sposti proprio di là, dall'altra parte, nel parcheggio di là. Attenzione dietro, non riesco a fare manovra, potete spostare la volante? Sì, un secondo che collega si sposta. Che ho paura di essere investita. Scusa Maurizio, però ho un problema, è stato un problema di Don Marco che non vedeva niente. No, ma che... Eccola, la sua auto è libera. Grazie mille. Oddio, mi vedo maschio. Secondo. Guardi, non so anche come ma penso io mi vedo bene nel quello che conta, No, meno male, meglio così. Anche a me mi vede bene. Mi vedo bene. Vede bionda? Aspetti che la guardo. Aspetti. No, non la vedo bionda io. E allora, io multicolor. Multicolor. No, io castana, sì, quasi con i capelli neri. Sì, sono una persona che conoscevo io. Oh mio Dio. Sì. Dio mio. Sì, sistemerà. Erci, buona giornata. Erci, agente. Buon lavoro. Amore, vieni, facciamo cazzo una foto. Di gente c'è. Sì, amore.
Dio mio. Ma che cazzo? Sti cazzo di civili stanno perdendo la testa, tutta sta gente che gira. Vabbè. I fuochi d'artificio. Ma lei non rallenta un po' il cervello quando... Sì, in questa zona un po' intanto, sì. Ho problemi di vista ultimamente. Poi diciamo che io ho anche la body cam in live, quindi diciamo che ho più... sono più appesantita anche. Cazzo, 30 fps, porca troia. Ok. Agente, agente. Sì? Lei legge questo annuncio? Mi sa dire dove si trovano gli studi? Non lo so neanche io. Ah, volevo... provare, insomma. Grazie mille, magari serve uno statement. Grazie, bene, gente. Averci. Colleghi? Sì. Sapete dove ci sono gli studi cinematografici? Sono quelli 18. Vicino alla centrale, verso Vespucci. Oh, l'altro giorno per la patente. Dove? Ma non c'era alcuno. Ma tanto vedere. Sono alle 18, collega. Cazzo! Ok, bloccato. Ok, qua penso. Ma dove c'era... Aaron! Sono tipo qua. No, ah, ok. Ah, capito. Ma quanta gente ci sono? Tutti qui siete? Tutti a vedere donnine, sì. Sporcaccioni. Vado a lavorare invece di fare queste... Devo andare a donnine, mamma. Per favore. Ti sei svegliato, Morales? Sì, sì. Morales. Sì, sì, mi ero appisolato un attimo. Ah, non si preoccupi, capita. È sempre sta posizione lei, Aaron, eh? Perché non va bene? Ah, è la sua tipica posizione. Certo. Va bene, va bene. Da barriera di calcio di punizione. Esatto. Buon lavoro. Dopo andiamo a controllare le studi cinematografici, sta cosa qua. Ma tanto è alle 6. Eh sì, devo andare a controllare, vado a vedere un po'. Perché dove ci sono eventi c'è sempre confusione, quindi devo sempre controllare. Oddio, tizio. Adam 1 si ferma al discount. Ricevuto, siamo qui dietro in zona noi, nel Grove Street, discount. Faccio un altro giro a Grove Street un attimo, quel signore è strano là. Vabbè, ma starà pensando, cioè, comunque tu ti sei addormentato in macchina, cioè, sì. Mm-hmm. Ancora lì, Allora, si è mosso. Si è mosso.
Vieni verso di qua, vabbè, andiamo via. Sì, ma si è aperta una porta, collega. Ah, anche lui. Contromano, è contromano. Ah beh, la mia zona. A me non è mica non sua. Non c'è legge nella mia zona. Sì, vabbè. Divertiti a stare qua. Colleghi, c'è della gente a Grove Street, tra l'altro non poca. Un signore è uscito da una porta a Grove Street. Penso dal luogo in cui c'è stato il video della Wetzel News. Adamuno in arrivo. Come procediamo? È un luogo sotto sequestro quello? User joined your channel. Adamuno? Buongiorno. Sì. È un luogo sotto sequestro questo? No, non propriamente. Signore, ma la chi ha preso la bici? La che sta per me? L'ha prestata, vero? Spero. L'ha prestata, vero? Il capitano. E me l'ha prestata. Ah, io okay, per via, dai. Se ne andiamo, ce ne andiamo. Andiamo fastidio, no? Che sai, la polizia ha fastidio in sta zona. Dai, biciclettari, va. Buongiorno, vice capitano. Furgoncino correva, eh? Sì. Continua a correre. Sì. Adesso ci avviciniamo piano piano. Misuriamo la velocità. Guardi come gira. Ha notato che siamo dietro, eh? Adesso lo fermo. Spenga il motore. Vale, collega, vale. Signore, ha spento il motore. Qui ad Amuno stiamo effettuando un traffic stop presso Vanilla Unicorn di un veicolo targato 466MRG. A bordo un passeggero. Qui ad Amuno 4 stiamo effettuando un traffic stop di un furgone del dei grossisti targato 489. Agente Eric Morales. Chiamato le persone centrali. Penso di aver dato una piccola sgasata, mi sa. È una piccola sgasata che è durata un bel po' di strada. Però. Negativo, non ho chiamato nessuno in centrale. Ho mandato un messaggio. Le persone in centrale, ci sono tre persone che aspettano. Pure, sono il cellulare alla guida. Al volo. È bello, dice pure. Vabbè, sono sincero. Ho capito. Buongiorno a tutti. Io ho detto che sto facendo un pazzetto oggi. Mi sente? Dica di attendere in centrale cortesemente. Sono quelle persone che sono state contattate via annuncio per quanto riguarda il video del vanilla della Wizzle News. E che video è? È pure la patente. Uno dei primi, okay. Dato che i giornalisti hanno ricevuto delle minacce. Noi adesso siamo in ospedale a fare delle domande al titolare patente. E poi torniamo in centrale. Siamo okay. Io e sì, va bene. Qua ci sono le persone. Collega, signore? Sono a Ocean. Collega, venga qui, collega. Facciamo controllo. Chi è il signore? C'è la patente registrata e tutto. Ok. Se il veicolo aziendale è anche intestato correttamente all'azienda. Ok, ma è registrato il veicolo? No, non penso. Bisogna registrarlo. Qualcuno deve farlo sto lavoro, perché non ho capito chi deve farlo, però. No, non è registrato il veicolo. Col veicolo. No, nulla di preoccupante, però questi veicoli aziendali registrati in concessionaria? Allora, questi veicoli aziendali noi li prendiamo dal catalogo. C'è il signolino che facciamo l'ordine e ce li mandano lì ai meccanici. Quando potete dovete chiedere di farveli registrare, perché volendo noi dobbiamo avere anche un riscontro sul database, però questo magari... Cioè, siamo andati 200 volte in concessione e non ce l'hanno chiesto. No, vabbè. Lo stesso discorso della patente, perché non sanno neanche che questa è serve la patente C. Infatti ci avevano fatto la B. Concessionari che lavorano, madonna. Va bene, Capito, va bene.
Glielo dico anche ai miei dipendenti, appena becchiamo uno Sì, grazie. aperto Chi oggi detto facciamo. a tutti i suoi dipendenti? Dica di fare la patente C, di registrare No, proprio il ce furgone. l'abbiamo tutti la patente C, Ottimo. E dica ora di andiamo. registrare anche questo veicolo da lavoro, per favore. Perfetto, appena becchiamo il concessionario Sì, aperto tanto non andiamo. è grave, però almeno ci dovrebbe avere un database Constantine, in ordine. mi Certo, dicevi? va benissimo. Ok, aspetti un attimo. La ricevo io che sono con lui, prego. Sì, vi, potete Smith, che venire in cosa centrale, facciamo? ci sono i due, Allora, io mi sono due trovato la ragazzi città del che andava a video 95 km orari, della però Wesley io, News, quelli che sono diciamo stati che presi. Via dal 5 discount che lo minuti. seguiamo. Va bene, Vedo che ha dei perfetto. precedenti già Grazie. di multe, signora. C'è la società, non rispetto il segnale stop, Sollellina. parcheggio illegale sul posto dei Ascolta una disabili. cosa. Non rispetto il segnale stop, guida Se pericolosa. becchiamo il concessionario Abbiamo preso aperto, noi di Adam dobbiamo 1 la andare chiamata. con tutti i nostri furgoncini a farli registrare. È Ma perché signora, non quanto risultano. pare è un recidivo lei però, eh? Va bene. Ciao, ciao. C'ha Ok. il telefono. Mi hanno fermato per un controllo? Sì. Sì, ma li dobbiamo registrare tutti. Li devono registrare sul database della polizia, perché non ci sono. A dopo. Ciao. Ok, li vanno a Allora, signora. registrare gli altri due. Ok, perfetto. Comunque, da quanto ci risulta il database, lei non rispetta molto il codice della strada, no? Ma io ho da contestare una multa di ieri, Che è successo? e la matricola, ti dico subito, che c'ho la matricola. James Kelly 2188. Siamo alla Sì. Mi ha ricerca di fatto una un multa in veicolo autostrada mafioso perché ha detto nera che io che è non ho stata rispettato rubata uno in una stop Unicorn, mentre andavo a proprietario 85 Adami. uscendo dallo U-Tool. Sono andato nella corsia d'accelerazione e mi ha fermato subito dopo. Ho parlato col vice capitano ieri e mi ha detto di scoprire chi era quella matricola e oggi mi hanno dato il nome con il suo numero. Perfetto, se vuole può contattare il vice capitano e la Certo, discuta dopo con lui. finisco un attimo l'ordine che stavo facendo e vado, Certo. passo dalla centrale. Va bene, guardi, per questa volta la lascio andare, sono molto gentile, oggi sono Signori, abbastanza scusatemi pronto. se io collo un po' troppo, ma veramente Cerchiamo di evitare, perché sennò la mi fa prossima volta. impazzire questo lavoro. Lo so, la prossima volta sarò costretto a fermarla e a farle il doppio della multa, signore, perché se la lascio Va andare questa benissimo. volta. Mi Va scusi. bene? Va Ok. bene. Aspetti che noi partiamo e Certo. lasciamo il posto di blocco. Va bene. Arrivederci. Buona giornata, signori. Qui è Adam 4, abbiamo terminato il traffic stop. Passo. Qui è Adam 1, abbiamo ritrovato l'abrioso a garage centrale insieme agli sceriffi. Adesso stiamo facendo venire qui il proprietario per riprendersela. Come mai? Cosa è successo con la briosa? Era stata rubata. Ah, ok. Ma era stata sporta denuncia? No, aveva fatto una chiamata, quella a cui avevo risposto prima. Il problema è che non mi si sentiva al telefono, allora mi sono dovuto recare sul posto. Poi vabbè, ha comunicato poi il mio collega il furto, ecco. Ok, ricevuto, passo. Collega, mi può dettare la targa d'avvioso, grazie. Vice capitano, certo, aspetti che glielo dico subito. Come si chiamava questo? Hao Chen Chai Yoko. Un certo vice capitano, un certo Hao Chen contesta una multa effettuata ieri in autostrada. Penso che la contatterà a breve. Che ha detto Costantin? Ha di mutata Costantin. Con Garcia, mi ricevi? È sbagliato avere la Signori, radio mutata, se no stiamo non suona arrivando in in radio. centrale, dovete attendere un attimo per cortesia. Che Vice state facendo? capitano Vice capitano Falcon. Mi dica. Grazie, gentile. Sì, quello conosce Un tipo. certo Hao Chen contesta una multa effettuata forse da un collega in autostrada. Penso che la chiamerà a breve. Va bene. Ma qua tutti che contestano molti, ma non mi spaccate la testa. Ma Oh, ma che... tenete. Ma che cazzo... Vice capitano, quando ci vuole, grazie. No, no, capisco, capisco. Ora vediamo la situazione. Qui Garcia, io e Costantin stiamo arrivando in centrale, posso? Oddio! La testa, ok. 10-4. Veloce, per favore, eh.
Sì, sì, stiamo arrivando. Ho piccoli problemi di vista. Nota? Sì, sì, molti, molti. Mamma mia, oddio. E dica che la radio non deve essere muta. Signori, sennò... arriva, gente, non vi preoccupate. Avete preso qualcosa da bere intanto? L'ha detto io, tenente. Tenente Frank, se può inverta nome e cognome, non so se mi spiego nella radio, se non ci confondiamo. No, lasciatelo così, va bene così. Il problema è se leggiamo il primo rischiamo. Va bene, basta Frank. Oh, oh! Che cazzo? Ok. Che succede? Scusate, niente, a posto. Non parlate in radio, ragazzi. Cretino. Ma che cazzo? Bisognerebbe aggiornare uno anche stop, il... non tanto. Bisognerebbe aggiornare anche il diritto stradale, il codice stradale pure per le auto distrutte, tra l'altro. Tenente, adesso arrivo se ha bisogno. Lui si parla col capitano e Broadway. Cosa vuole? Sì? Asco. Che c'è? C'è qualcuno, devo fare una denuncia importante. Guarda, mi si recava, può recarsi a Vespucci. C'è qualcuno? Gli agglomerati lì, se riuscite, due persone fuori dal dipartimento. Tutte ste macchine abbandonate, parcheggiate qua. Pattuglia, Garzia e Kelly. Tutte queste ambulanze poi, Dio mio. Ma davanti i medici. Lamenti. Ah, ma è stato rimesso in piedi, allora non vado. Salve. 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 C'è il direttore sanitario? Eccola. Può venire un attimo fuori, per favore? Sì, certo. Dottoressa, guardi, capisco che siete tanti medici, ma sono tantissime, troppe ambulanze. Ma certo, non sono neanche nostre. E non possiamo per dire noi. Perché no, lo so, il problema che capisco. Però no, cioè, è una cosa sola, bisogna trovare una soluzione perché sennò i civili iniziano a parcheggiare dove vogliono. Lo so. Allora, il problema è questo, vediamo, sono tutte nostre? Sì, sono tutte nostre, ok. Errore nostro, scusate. Perché allora, bisogna... però bisognerebbe anche regolamentare una cosa qua, perché non ho capito bene, dove sono i parcheggi adibiti ai cittadini normali? Lo chiedo al comune. Non ci sono. Cioè, non si può utilizzare, diciamo, no, i parcheggi sotto e poi salgono con le scale qua, cioè... Ma è un problema, solito, perché anche parcheggi sotto... Cioè, oppure, diciamo, voi medici uno che magari... è ammalato, cioè non lo so come fare, perché veramente qua lo spazio... Trovare un'alternativa, perché sennò c'è tra ambulanze... Io un'alternativa ce l'ho. Me la dica. Di solito, vede quello spiazzo lì di fronte, che è un po' vuoto? Se proprio c'è una necessità di faccio... Giù? No, lì di fronte, lì di... nella mia direzione. Cristina? Sei quel dito? Sì. Esatto. Lì c'è uno spiazzo, io di solito se c'è un'urgenza aspetta che non... mettere la macchina aspetta nelle che persone. Ma tipo questa qua, cosa facciamo in questo caso? Macchine abbassate così? Però purtroppo questo non dipende da noi, però deve pure capire che se le persone hanno un'urgenza... Non è che possiamo mandarli via. Vabbè, a noi non ci interessa, a questo punto no, cioè, no, voi trovate auto che vi intralciano la strada, chiamateci. Ah, quello sì, ovviamente. Però io se diciamo levo, è un punto tranquillo. Che non dà fastidio. No, no, la no, levo, la levo. Non parlavo nulla, però è che stiamo cercando di capire se assieme ai medici dove far parcheggiare le persone. Secondo me, se questo palazzo non serve al comune, possiamo dire di buttarlo giù e fare un bel parcheggio. Oddio, una bella colata di cemento. È un po' grande il palazzo. Allora, Elisa, ma scusami, noi abbiamo almeno ordine un pezzettino. Anche, scusate, noi abbiamo ordine anche dal primario dei medici, con un accordo con me, che loro non in servizio
possono parcheggiarsi tranquillamente là. Non richiede permesso di andare a controllare, okay, diciamo, le ambulanze, posso... perché noi abbiamo, ma quanto è che non, diciamo, diritto e dovere anche di avere là potete posteggiare, non è siccome il problema, non è vostro, l'esattezza il problema 44 è dei cittadini, trovare un posto per loro. Parcheggiano tutto, ho capito, e signori, il problema è questo: se il comune non ci mette a disposizione un parcheggio sotto, c'è il parcheggio, questo è il problema. Ho capito, ma i cittadini possono anche parcheggiare sotto e fare scale e venire su. Infatti, questo volevo dire io. Però io sono Albanino. Allora, però la direttrice ha detto che allora, no, metto l'annuncio, dai, metto l'annuncio e spiego. No, ma lo dico però... più alto per la vostra comunità, ecco, che non mi parcheggi in mezzo alle palle, ecco. Aspettate. Agente, andiamo a controllare il parcheggio di fronte, vediamo se riusciamo a fare un'ordinanza per utilizzare per perché se no dobbiamo è un casino. Io vediamo, in se caso mi devo occupare anche parliamo... dei parcheggi. No, però ci volevamo pensare noi, però avevamo bisogno delle direttive da parte sua, ecco. Anche perché, scusate, agenti... Poi da giù dovete venire... Praticamente è naturale che quelle ambulanze lì sono state messe da esseri sovrannaturali, perché sennò quella di mezzo come fa a uscire? Sì, anche questo è vero. Però sono targate, diciamo... lo so, ma non capisco il diciamo che sono un po' come gli animali, amano riprodursi. Quando sono troppo vicini da loro, si riprodurre. No, sono targhe diverse, tutte targhe diverse. Sì, è il problema che, non lo so, certe volte... non so spostano. Come tipo... Da sole? Sì, quindi è un po' magiche. un po' un casino. Anche perché, ripeto, come fa quella autista di ambulanza centrale? In effetti. Vabbè, ma a meno che uno sia arrivato in scala, privato quello, poi questo. Però mi questo. Sembra strano che uno si metta appiccicato proprio perfettamente a un altro. No, comunque, allora, su questo punto di vista di qua non dovete far parcheggiare nessuno che non sia dell'ospedale, secondo me. Questa macchina io non so chi sia, cioè sinceramente. Vabbè, dottoressa, quello... guardi. No. Vabbè, dottoressa, se questo così. È quello che si è operato. Adesso, vabbè, dottoressa, facciamo così. Okay. Parcheggiate come vi piace, ok? Voi tutti, anche i cittadini. Se poi dovesse esserci problemi, ovvero che abbandonano un'auto in posti diciamo assurdi, ci chiama e noi ne partiamo via. Sì, facciamo così, no, perché questo ce lo facciamo. Allora, intanto noi facciamo un sopralluogo di fronte. Sì, facciamo un sopralluogo in zona e vediamo dove dividere i parcheggi. Ok, perché magari dobbiamo un po' regolare anche a me, io odio il disordine. Io pure, guardi, quindi non so come sto sopportando sta cosa. Il problema è che è molto piccolo lo spazio e poi magari pensate che molti vengono qui a prendere, diciamo, i propri parenti che sono stati operati e cose, quindi non vogliono parcheggiare lontanissimo giù. Se no si dovrebbero fare le scale e tutto. Infatti, è una situazione un po' di secondo me di merda, non è fattibile il fatto delle scale. Cioè, non sono d'accordo. Vediamo di fronte, vediamo cosa si può fare di fronte. Vedete, facciamo magari... delle foto. Sì, magari... facciamo uscire un annuncio dove autorizziamo i cittadini a posteggiare di fronte. Naturalmente, anche giù come sta qui giù, qui sopra. Naturalmente, diciamo. No, anche senza modificare il manto stradale, anche facendo una semplice ordinanza. Poi là, naturalmente, siete voi che. Meglio, perché qua noi comunque ci dobbiamo. Ecco. Va bene, allora andiamo a fare un controllo e ritorniamo in casa. Va bene. Magari farvi mettere un garage delle ambulanze, diciamo qui. Ecco. Questo sarebbe molto comodo. Così potete parcheggiarle, meno voi, i cittadini possono parcheggiare qui. Capito, ma ci vuole proprio. Ci sono questi cassonetti. Non li vedo. Sono... Vediamo. No, dai. Non modifichiamo. Vedo, no. Vabbè. Io vedo i cassonetti. Vabbè. Punti di vista. Sono punti di vista. Gas centrale. Vabbè. Purtroppo. Stiamo seguendo un pit davanti a. Un pit? Scusate, non pit. Un fermo davanti a Pensinaio Drop Street. Cioè, un medico mi aveva proposto di farti raggio il palazzo, che pensa un po' te. Addirittura per un posteggio. Sì, in effetti. È sull'isola pedonale. Sono dei posti, vedi. Si potrebbe far parcheggiare qua. Qua si fanno parcheggiare qua. Il palazzo quella sulla sinistra. Non è adibito a nulla per il momento. La piazza centrale. Facciamo delle foto, dai. La mia destra. Pa lei? Sì, ci penso io. Perché poi vedi, ci sono i medici che abbandonano i veicoli a caso lì dove trovano posto. Sono andato verso l'ospedale comunque. Parte alto o bassa? Quello alto.
Facciamola una di fronte all'ospedale. Poteva inseguirlo vice, però. Vabbè. Vabbè, lascia stare, dai. Vabbè, allora lasciamo rifare, allora. Qua ci è pieno di macchine che sfrecciano. Li volete fermare? Sì. Ma ora se... Allora, io ti dico, facciamoci hai i tamponi nel culo, naso, allora, bene. Allora, ti dico che se dovessi sentirti un po' di febbre, non ti allarmare, ok? È normale. Ok. Ti prenditi sto rincorrendo tre veicoli, sono altezza museo. Sì, prenditi una tachipirina. Okay. Ho bisogno di supporto. Adamo non arriva. Yeah. Non si corre, ciao. Gente, che fretta. La pattuglia è andata di là. Di museo da un'altra. Dove si trova, vice capitano? Sono vicino alla Whistle News. 14, arriviamo lì. Quante auto sono? Quante auto sono? Morto. Ma parla con me, eh? No, lei sì, però. Ah, ok. Chiediamo sono quante auto qua... sono. No, è una macchina. Okay. Hai bisogno di supporto? Sì, gentilmente. Ok, Whistle News. Sono qua in arrivo. Dove, dove? Sono qua al Whistle News. Ok, Adam siamo 4 davanti. Al Whistle News. Trovarlo, però. Siamo girando attorno alla Whistle News, non la vediamo, vice capitano. Abbiamo fatto un giro completo, non c'è lei, vice capitano. Che macchina? Sono più veicoli. Qua dietro ci sono un SUV e un Faggio con una persona sopra. Vice capitano, noi siamo alla Whistle News, ma non c'è lei. Non siamo precisamente alla Whistle News. Venite, mandate più pattuglie e trovatemi. Non è che so dirvi... Mai siamo. Cioè, scusatemi. Ma che cazzo vuol dire? Non ho capito. Sì, infatti, cioè siamo dei maghi, adesso dobbiamo fare i maghi e trovarlo. Adam è arrivato sul posto. Ci date più indicazioni? Beh, cazzo me ne frega, poi si attaccano. Dice capitano, io interverrei, però se mi dice che cazzo devo fare. Sì, non stiamo avendo neanche noi notizie, cioè non si capisce neanche dove sono. Ah, eccoli, li hanno trovati. Qua, eccoli. Molto lontani dalla Whistle News sono. All'albergo stavo. Sì. Vabbè, sono già due pattuglie. Molto stolti in realtà. Beh. Siamo sicuri? Ah. Ci manteniamo in zona in caso di necessità noi. C'è niente qua. Adam 4 abbandona il supporto, arrivo. Il primo è appena entrato in una proprietà privata, Quello con la moto. Ho capito. E se vuole posso seguirlo? Sì, sì, sì. 911. Anzi, tutti e due sono entrati qui. Salve, sono venga. Dentro gli studi. Tre macchine. E c'è un evento. Presente? Un evento? Per diventare degli attori, una cosa del esatto, genere. Qualcuno che ha organizzato. Va bene, allora per favore una pattuglia vada lì gentilmente. Andate... Io sono qui. Va bene, intendete allora. I bandi sono tra un'ora.
Adam, vabbè, se Adam, c'è un sovraffollamento di persone, sarà lì il tenente a comunicare. Adam 4 si trova, ha risposto alla telefonata, si reca al garage centrale sul punto della chiamata. Si stanno allontanando dalla zona, dalla città. Ma come mai secondo lei non sentono? Non ne ho idea, forse ha qualche problema, ma... Va bene. Capita a tutti. Vice capitano, segnalo un problema che il microfono del telefono non funziona, non capisco perché. Ecco, io questi problemi sono negato, quindi non ve li so risolvere. Ok. Ora provo a fare una chiamata. Ah, inoltre vorrei magari anche segnarvi i vostri numeri, magari sul database. Vediamo un attimo se riusciamo a segnarli in giornata. C'è un cazzo di nessuno, che hanno le chiamate e non stanno sul posto. Collega, se aspetta qua, chiudo la prima volta. Stiamo seguendo una moto da cross, siamo da Fanti a... siamo vicino a... Aspetta, si è fermata? Nulla. 10-4. Stiamo seguendo fermo statale un po' vicino a pacchetto centrale. Ricevuto. Ma tutta sta gente intorno a una pattuglia? Ma chi è che ha fatto questo fermo vicino all'Arcadius? Chi è comunque la Crown? Penso il tenente. Okay. Secondo me c'è una scritta di mail. Ok, ci sono alcuni sospettati, ci sono alcuni vestiti di rosso, alcuni sono con una bicicletta, un altro sospetto invece è con una moto da cross. Dove sei precisamente? Posizione che vi raggiungiamo, Noi eravamo nei pressi dell'Arcadius. Vicino all'Arcadius, ma info point è andato verso quello con la moto, verso Burger Shot. Gli altri si sono separati in altre strade. Ma li deve rincorrere, non ho capito. Sì, io sono dietro di lui. Più che altro quello con la moto che è andato verso Burger Shot. Ok, io vedo l'auto del tenente. Quello vedo con la moto è scappato ad un mancato alt, e quello con la bici è il signor CJ che ci ha mandato a fanculo. Bene. Dettagli della motocross, colora. Io sto seguendo il tenente. Non devi seguire assolutamente nessuno, devi trovare la moto. Ah, ok, perfetto. Ma non sono molto chiare queste comunicazioni. In effetti. Motocross di che colore era? Sono chiare, vi hanno detto di cercare una motocross, una bici. E poi che altro? Uomo vestito di rosso. Uomini vestiti di rosso. Ecco. Informazioni chiarissime, cazzo. Ce ne saranno un milione di motocross e bici qui. Vabbè. Pregherei tutti quanti. Se... vicino all'Arcadio. Okay. Comunque pregherei tutti quanti. Se avete da ridire sulle comunicazioni, fatelo al dipartimento e non per radio. Grazie. Tenente, ha bisogno di supporto? Seguire 24 ore su 24, non me ne frega niente. Tenente? Erich? Mi dirigo sul posto della bici. Sì, sì, non vorrei che fosse successo qualcosa. Fermo! Fermo! Si fermi! Ma porca troia! È scappato! Vedo l'uomo in bicicletta, eh? Nei pressi dell'Arcadius, eccolo. Sotto l'Arcadius, signori, dirigetevi tutti qui. Vabbè che uno in bicicletta. Sento delle sirene o sbaglio? Spengete queste sirene. Si fermi! Dove si trova l'uomo in bicicletta? Dov'è in questo momento? Di preciso? In questo momento è sopra, vicino al grattacielo della Mids Bank. È in bicicletta.
Ok, ricevuto. No, 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 mettiamolo. Tenente, riblocchi l'accesso dall'altro lato. Avete bisogno di una patta di supporto per caso? Sono assurdi, sì, grazie. Sì. Esattamente sotto il palazzo in costruzione vicino Arcadius. Palazzo Arcadius? Che cazzo? Sì, dal lato... Dal lato est. Ricevuto. Secondo solo. Guarda, nella piazza pedonale. È sopra. Sta facendo... Trovato sopra. Visto, è sopra il ponte. Trovato sopra il ponte. Si fermi. Adamuno prende le aggiornamenti. Siamo sempre qui di fronte al palazzo. Torna giù. Vado vicino alla Mez Bank ora. Tower. Oddio, ma l'hanno preso sotto? Sì. Ma sto capendo. Sei sopra la testa. Ma non capisco le vostre comunicazioni. Fermo! Fermi lo placco! Quanti serate? Sul ponte. Ok. Ok. Soggetto a pantaloncini rossi e... Non teseratelo. Il ponte con i buchi. Sì, vabbè, chiediamo attenzione per il taser. Venga a terra. Sì. Lei è in stato di arresto. Ok, codice 4. Ha diritto di rimanere in silenzio. Ogni cosa che dirà potrà essere utilizzata come evidenza in tribunale. Bicicletta. Capitano, ha diritto un avvocato, se non ne può avere le assegniamo uno d'ufficio. La minaccia è chiaro i suoi diritti? Sì. Il soggetto in bici è stato preso. Adam 2 procede con portarlo in centrale. Semplicemente bloccato la strada, non l'ho messo sotto né niente. Io ho qui con me un altro soggetto fase di cattura. Sempre la Mets Bank, tenente. No, le tagli le manette. Vi dico la locazione. Allora, io l'avviso, molto semplicemente, vicino al traffic stop. Se lei scappa, le moltiplico per 2 i mesi. Arrivo. Ha capito? Che detto? È chiaro? No. Se lei scappa, le moltiplico per 2 mesi. Avete comunque letto la comunicazione nel database che ho mandato ieri notte? No, ecco. L'ho avvisata, Forza. Perfetto. Tenente, io sono dove ha effettuato il traffic stop. Ehi, ponte, no, fermo. Cavalchi. Perfetto, rimettetevi okay, le applicate okay. Andiamo amici. Mandami pure voi. Penso io, signori. Dove c'è il bancomat? Ecco. Andiamocene noi in rottura di valle, poi dopo per restarlo questo. Lo fermo, tenente? Ma chi è quello? Sta scappando quello in bici. Dove? Siamo nel parcheggio del comune. C4, lo prendiamo da davanti, lo prendiamo. Sta tornando verso di voi. Aggiornamento della posizione? Non c'è più nessuno. Diamo autorizzazione all'utilizzo del taser. Ripeto, chiediamo autorizzazione all'utilizzo del taser. Siete autorizzati a con la macchina, sì, ragazzi. Potete... Allora, fermate. Sta andando dall'altra parte della piazza. Gira, collega, gira. Ce l'ho davanti, vai, sono due individui in bici. Sono in due solo. Se siete in due in pattuglia e siete a bassa velocità, potete utilizzare il taser dalla macchina. Solamente okay, se siete in due in pattuglia. Avvicinati. Però a bassa velocità. Uno è salito sulla metro. State attenti, quello sulla metro.
Avvicinati dal cantiere, unità. Forse. Ti fermi. Procedo con quello. Avvicinati, avvicinati. Ma per... oh, ti fermi. Ti fermi. Che fai? Oh, non c'è un insetto. Tesserato dall'auto. Fermo, fermo. Ma che ho fatto io, Cristo? Ti fermi. Non si è fermato quando abbiamo cercato di fermarla, signore. E che... ma non mi avete mai detto niente voi. Le ho detto fermi, fermi dal finestrino. Le ho detto. Niente. E che ho fatto? Sotto, dove è stato effettuato il fermo? Arrivo io, sto a piedi. Vabbè, no, serve la macchina per portare. Qui Adam 2 c'ho il sospettato in macchina. Vado, vabbè, a prendere il tenente. Qual è il vice capitano? In pattuglia, posso. No, l'ho portato. Dove si trova tenente? Dove l'avete lasciato? Di un avvocato. 10-4. Certo, leggeteli. Lei è un avvocato molto competente. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio, tutto ciò che dirà sarà usato contro lei in tribunale. Ha diritto a un avvocato, se non ce l'ha le daremo uno d'ufficio. Niente dall'altra, okay. Signore. Ha capito i suoi diritti? Mi raccomando, quando portate le persone in ora gli ripeto in macchina. Quando signora. Gli fermate, sì, li prendete. Ok. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio, sì, tutto ciò che dirà sarà utilizzato contro lei in tribunale, ha diritto di... ma cioè, se non ce l'ha le daremo uno d'ufficio. Okay. Sono chiari i suoi diritti? Certamente. Perfetto. Mitch mi trova il Bendis. È possibile che non riuscite ad abbattere. Non si è fermata quando lei ho intimato di fermarsi. Non l'abbiamo sentito, ma non l'abbiamo sentito. Pensavo che stava... eravamo vicini. 5 pattuglie vicino a lei che lei intima che non l'ha sentito. Me ero vicino JB, io non capivo se stavate inseguendo me o JB. Giusto. Comunque, a questo lei per essere in per essere nella parte giusta si ferma. Kelly, a che altezza sei? Siamo alla JB che va detto sbirri di merda. Sono stato zitto. Via davanti. Si fermava e diceva che non c'entrava nulla lei. Invece ha visto la polizia, più volte ha cercato di evitarla quando ha cercato di fermarla. Poteva scendere al veicolo e dire io non c'entro niente, quindi vabbè, capito. Adesso non è che... Adesso è meglio scappare, ha ragione lei. Ecco, siamo al discount, abbiamo bisogno di un discount supporto. Sì, però poi vi siete separati. Giusto. Ma non è che siamo separati di tanto, pensavo che voi state a fare il giro. Prego. Tenente, se siamo posso, qua, ripeto, quello che gli ho detto dei suoi diritti, lei continua a parlare, utilizzeremo quello che ha detto. Con stiamo andando verso west. Mi sono detto quello che stavo dicendo. Cioè, che stavo facendo. A Grove Street. Perfetto. Ok, sì, stiamo tornando a Grove Street. Abbiamo preso l'individuo a Grove Street, codice 4. 10-4. Abbiamo scortato la persona in centrale, ora procediamo. Sì, ora arrivo io, non vi preoccupate. Aspettiamo lei, vice capitano. Torno al dipartimento, allora. Prego, qui dentro. Certo. Intanto controllo i documenti della persona, vero cosa ha addosso e... Dovremmo averli presi tutti, Il tenente intanto ne ha portati altri due in dipartimento. Ok, signore, lei vuole un avvocato? Quello con la moto da cross? Io? No, sì. Cioè, quello con la moto da se cross? Se si risolve con le prove, se mi dovete mettere dentro lo voglio. Adesso verrà il vice capitano a occuparsi di lei. Ci mancherebbe altro. Ok, intanto posso sapere i suoi documenti, posso averli? Allora, controlla o nel taschino o sotto il cappello. Ok, vediamo nel taschino. Non c'è? Sì, sì, eccolo, ma madonna, tutto piegazzato, eh. Tanto. Sì. Che bene faccio. Vabbè, Jamie King. Jamie King. Bene, bene. In persona, cazzo. Sì. 20 anni, ok. Ok, perfetto. Va bene, poi adesso dopo lo acquisiremo dopo. Un attimo, ci vediamo gli altri. Si slega? No, signor. Attendiamo le altre persone in sala interrogatori. Io ho scortato la persona. Qui Adam 2, stiamo arrivando con altri due sospettati, passo. Constantine, perso per strada, dove sei? Già ce l'ho io, il vice capitano, siamo in centrale. Perfetto.
Adamona sta arrivando in centrale con un altro soggetto. Aiuto. Ok. Fermo. Sì, sì, mettiamolo di qua, mettiamolo di qua tutti insieme. Oh, bella JK. Bella JK. Se no poi gliela fa spendono la scossa. Sti mezzo ciambelle ce l'hanno preso, cazzo. Constantine. Già, bella la nuova centrale, Zef. Niente. Okay. Ma in piazza centrale che c'è una festa? Andate a vedere in piazza centrale che succede. Venga, venga. Dov'è l'altro? Sono tutti loro due solo? Mi JK? Direi che in piazza centrale allora. Io? Il tempo è che portate le persone in centrale. Posso stare in tutto suo se vuoi. Io sono nessuno addosso con me. Chi è JK? Vedo con la maglia. Vengo a dare supporto. Non è vero. Legge JK. Chi c'è capitano? Ah, Constantine JK è quello con la maglia. Un po'. Arrivo. Sì. Signor JK, è un piacere riconoscerla. Prego, prego, un cazzo, se sta dietro la porta. Oh, sì, JK. Ma c'è bisogno di un interrogatorio perché stavo andando in bici. Prego, sì. Prego, no. Sulla porta. Volevo parlare solamente qui col signor JK. Prego, agenti in pattuglia. CJ, allora, CJ, scommetti che ti suona il telefono. Garcia e... Signor JK, anche... ma qual buon vento. Me l'ho fatto anch'io in pattuglia. Sì, prenda che... Già, dico come c'è, dicami. Ok. Per quanto riguarda il sospettato CJ, mancato alt e insulto al pubblico ufficiale. Aspetta un attimo. Tenente, possiamo parlare un attimo? In piazza centrale. Yaya? In privato. Tenente Draven, sono in piazza centrale. Allora andiamo di qua. E Kersi, aspettami la macchina, te. Ricevuto. Chiamo un meccanico per ripararla intanto, tenente. Meglio di sì. Può cantare bene. Allora, che piano sono? Noi abbiamo il numero di un possibile spacciatore, ok? Perché prima di entrare in polizia avevo fatto già il primo esame, mi trovavo in concessionaria, abbiamo sentito parlare delle persone, tra cui un certo Dustin Woodson, del ragazzo che lavora alla Weasel News, che un certo Matthew gli proponeva roba 150 al pezzo. Sì, ho visto. Ha fatto il rapporto. Ora, naturalmente attendavamo cosa fare. Io ho già il numero, potrei anche... non so, contattarlo e fingere qualcosa. Tenente, scusi il disturbo. La situazione della centrale sembra Non riesco a chiamare. Normale. C'è un po' di gente, un po' di macchine parcheggiate. Ma però... allora, prima di aprire eventuali indagini, perché questo richiederebbe un eventuale, un vero e proprio dossier, aspettavo un attimo, insomma, alcune promozioni ed eventuale aperture di corpi di detective, eccetera, per quanto riguarda l'intera operazione per i reparti antidroga. Ok, perfetto. Comunque, ovviamente, le informazioni verranno subito inserite negli eventuali nuovi fascicoli. Ok, perfetto. Ok, signori? Ok, va bene. Perfetto, okay. Perfetto. A posto, allora, torniamo in pattuglia. Yeah. Qui agente on field chiede qualcuno per una pattuglia. Ci sono. Ah, ok, perfetto. Tenente, sta arrivando il meccanico qua. Ah, ce l'ha fatta a chiamare, ragazzi? Messaggio, perché... La vengo a prendere, Wyatt. No, sono finito con un'altra pattuglia. E con Kelly? Arrivo subito, andate a pensieri. 3 secondi. Sì. Con chi è Wyatt? Negativo, okay. Non so con chi sia. Sono da solo. Ha detto, io mi dirigo in centrale.
Ricevuto, tenente. Faccio un giro di pattuglia. 10-4. Collega. Agente Evan Fien va fuori servizio, buona continuazione. User left your channel. Una macchina di un cadetto nel prato davanti al dipartimento. Chi è che l'ha lasciata qua così? Ok, ecco. Il casino, non sento chiudersi la macchina da sola, andava da sola, sono finito a sbattere ovunque, lascia stare, si è aperto tutto all'improvviso. Collega, io vado fuori servizio. Ah, ok. Vabbè, chiamo un meccanico. Bene. Sì, grazie. Vabbè, qualche spostata funziona. Eric Morales va fuori servizio. Partner per la pattuglia? Cioè. Ci sono io, Smith. Ok, sono in centrale, ti aspetto qui. Arrivo. Sono con la mia pattuglia. Tenente? Sì. Ma avete portato in centrale, non so di quali due tenenti, avete portato in centrale una persona che avete fermato? Che avete fermato e non ha mancato l'altro? Abbiamo portato il signor JC e l'altro con la maglietta bianca per mancato alto e insulti alla polizia. Ma si sono fermati? Mi hanno detto non uno si sono fermati, sì. Hanno iniziato a scappare, li abbiamo inseguiti. Okay. No, tenente, il vice capitano ero io presente, non si sono fermati. Ok, soltanto, no, perché a me mi hanno soltanto il primo, quello diciamo un po' più pacato, quello che dice che non ha fatto niente. Poi gli altri invece. E quale era di questi? Come è vestito? Che così se, guardi, vengo al dipartimento e glielo dico niente. Subito. Al piano meno uno. Meno uno arrivo, sono qui. Che cazzo di macchina. Salve tenente. Oh, salve. Ecco, andiamo. A che stai mangiando? Un secondo, finisco lo yogurt. Per la polizia, mi ricevete? Rispondere i sceriffi intanto. Perfetto, grazie mille. Vabbè, continua più tardi. Ci sta la macchina del tenente, vero? Bella la macchina del tenente. E devi cambiarti il nome dell'Adam. O faccio io che tu sei più alto. Ah, faccio io. Quello sì. Ma a meno uno ci sta la SWAT, scusatemi. Cazzo, affermativo. Sì. Sono sfasati i piani. Diciamo meno uno quello più basso, meno due quello a metà e meno tre quello più alto. Ho capito. Qual è il meno 1 dove sta il capitano? Giù in fondo. Il meno 1 è l'ultimo piano in fondo. In fondo al corridoio? No, sì. In fondo, proprio in fondo dalle rampe di scale. Ok. Occhio. Dio mio. Prego. L'avvocato, grazie. Prego. Grazie. Prima i cittadini, poi la polizia. Che è sta moto qua in mezzo? Va bene. Vediamo di chi è. Mm.
già, bisogna sequestrarla, mi sa che qua è in mezzo alla strada. Signori, è qualcuno di voi che sta a moto? No, ma no. Va bene. Collega, contattiamo i meccanici e la sequestriamo? Chiami i meccanici. Ok, tanto faccio la foto io. Capitano, vice capitano, ma è il piano del garage, giusto? È sua questa moto? No. Va bene. Salve, solo a dipartimento di polizia di servizio del mio collega, c'è qualcuno disponibile, passo. Di una moto, può venire al garage centrale? Perfetto, salve. Sta arrivando. Vice capitano, mi copia? Qui Adam 4 stiamo eseguendo un sequestro di un veicolo al garage centrale. Controllo la targa del veicolo. Il signor Gerald, John Gerald Smith. Posso, va bene. Ah, eccoci qua. Allora, questa qua? Sì, questa. Va bene, guarda, la mettiamo su. Dove ve la porto, signori? Al sequestro. Ci segue a noi se non sa la strada. Come, scusi? Può seguire a noi se non sa la strada. Va bene, va bene, va bene. Okay. Senta, per il pagamento invece come facciamo? Come vuole lei, fattura? Sì, 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 fattura. Faccia pure a me. No, faccia a me che il collega è morto di fame. Ma non mi scusi se mi permetto, cioè non per prendere in giro, ma è vero, cioè io ho già fatto qua un sacco di sequestri, cioè ho più soldi del collega. Questo cioè. È anche vero. Ecco qua, lei. Perfetto, ecco qua. Grazie mille. Allora vi seguo. A sì. Posto? Vieni tu un attimo che intanto formalizzo il tuo database dal sequestro. Tenente. La ricevo io, sono col tenente. Dove cazzo devo venire? Non trovo niente qua. Ma noi non siamo in centrale, tenente. Ma come non siamo in centrale? Siamo in giro per pattuglia. Vice capitano, non la trovo. Sono siamo al piano, almeno uno... Ah, va bene, la vengo incontro. Perfetto. E basta. Quale vuole finire? Quella dove c'è la sala d'aspetto, non l'ingresso principale. Me la trovo. Siamo io al stesso dipartimento, ovviamente. Siamo al Vespucci. Io sono dall'ingresso. L'ingresso nostro, diciamo. Vabbè, allora. Andiamo. Ragazzi. Cosa? Vado dritto, vabbè. Entra, entra. Il meccanico. Entra per tu. Oddio, il meccanico. Appunto. Mi sono accorto adesso che fai. È andato dritto, ho visto. Ma si era anche su GPS dove è il posto, mannaggia. Cioè. Oddio, la macchina, cazzo, vabbè. Mia volante. Vabbè, tanto è già rotta. Dimmi che è finito. Dio mio, adesso un meccanico deve perdersi. Non c'è più, va, sparì, perso. Via, ho va. Perso la moto. Dio mio, guarda te.
c'avevi dietro, ho guardato mentre mangiavo lo yogurt, ho dato lo specchietto. Era dietro, Sì, spegni ste sirene, per favore, non devo fare l'esibizione. Sto cercando di capire dov'è. Vabbè, ma mica lo trovi con le sirene accese. No, e magari ci sente. Magari c'è andato da solo da in quel posto, no? Che cazzo di giro ha fatto? Magari c'è andato da solo. Vedi, c'è arrivato da solo. Madonna mia, ma Dio, non di dove lì. Non lì, può lasciare un po' più vabbè, avanti. Va bene, glielo lascio un po' più avanti. Aspetti, che vedo se si muove da solo un attimo. Non penso. No. Ops. L'ho perso. No, è caduto per terra. Non c'è problema, ve lo sistemo così. Quello è un brutto posto, quello. È più tipo più in mezzo. In centro, vabbè, va bene, al centro. Allora lo prendo. No, c'è tanto spazio che non c'è niente da preoccuparsi qui. Ma capelli arancioni. Oh, neri, viola. Si sistemeranno. Allora glielo metto qua in mezzo, Sì, grazie. Va bene, il socio. Vado a prendere il direttore. Ma tipo qua, guardi. Magari rivolto verso i bordi laterali. Ok, perfetto, così. Ok, stop. Perfetto. Va bene, scarichiamo qua. Io glielo lascio qua allora. Ecco qua. Okay. Perfetto. Se ha bisogno di salirci me lo dica che gli do una sistematina, No, aspetta, si può. Altrimenti non c'è. Sì, magari se questo è il camion. No. Arrivederci. Arrivederci, meccanico. Fermo un attimo. Funziona? Ok. Sei fatto, se questo. Faggio 3, un attimo, ok, perfetto. Che fanculo a te sto cazzo di posto di me. Ma è così spazioso. È così spazioso, perché l'ho scelto? Sì, fosse tutto magari. Ma quello non è colpa mia, Boh, apposta mia. Guida tu. E niente. Cazzo va. Tutta sfasciata la macchina. Era già sfasciata. E adesso come facciamo? E che cazzo chiede qui? Madonna. Mangia, sto meccano mi ha spulciata. Oh, mamma mia, $300 per una rimozione. Certi meccanici non mi fanno manco pagare. Cioè, mamma mia. Nella mia testa. Aspetta un attimo qua, arrivo subito, Vice capitano. User disconnected from your channel. Sì. Ma qui di fronte al dipartimento c'è il furgoncino del giornalista. Lo so. Ma dove siete? Al piano di nuovo meno uno.
Ah, sempre là, va bene, arrivo. Sì, sì, sì. Ok, rieccomi. Ok, scusami. Sento contare dalla mia testa. Ma non sono io. Cioè, ragazzi, a voi siete là, sento la gente che canta musica fa dalla mia finestra. Boh. Musica che viene fuori dalla mia finestra, musica, proprio canta, non so, canzoni. Centrale che devo vado fuori servizio. Andiamo in centrale che vado fuori servizio. Ok. Qui Adam 2, ci dirigiamo verso lo U-Turl per controllo, passo. 10-4. Salve, scusate, sta... Ieri sera fino a che ora sei stato in servizio tu? Alla fine. 2:30. Eh? 2:30. Ah. Opla. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Qui agente James Kelly, vado fuori servizio, ci vediamo più tardi. Qui c'è qualcuno disponibile per la pattuglia? Mitchell, vedo che sei da solo, sei disponibile per pattugliare? Sì. Ok, vieni centrale, ti aspetto qui. Arrivo. User left your channel. YouTube, situazione tranquilla, torniamo a downtown, passo.
Ok, rieccomi. Ciao Steve, sir. Ciao Steve. Server group assigned. Cioè, non tutti la pensano così, sai? Server group revoked. Sposto l'auto del tenente che è un po' in mezzo. Figa è sta auto. Wyatt? Sì. Oh, ok, perfetto. Andiamo. Qui Adam 2 ci dirigiamo alla centrale di Vespucci per staccare dal servizio. Tutti che stacca al servizio, minchia. Vabbè. Vediamo, Steve, vediamo. Mi spegne la macchina. A te piace la nuova tipologia di radio? Com'è? A te piace la nuova tipologia di radio? Sinceramente non tanto. Neanche a me. Preferivo il vecchio metodo. È difficile parlare qui sempre per tutto il servizio. Sì, impazzisci, sì, pompa. Non c'è neanche nessuno. No. Poca gente si vede in giro. Eppure diciamo che sento che la città è molto popolata in questo momento. Boh. Errore di punta poi anche. Forse è Vanilla. Beh, c'erano poche persone. Ma. Ok. L'altra pattuglia invece ha un po' di problemi. Ah, andiamo a vedere la selezione per aspiranti attori? A questo punto, tanto. C'è niente da fare, se no. Possiamo andare a Vanilla. Vediamo un po' di gente, dai. Lifebook. C'è gente? Tanto pare. Io non vedo nessuno. Ne ho visti un po' dietro il parcheggio. Ah, ecco. Buonasera. 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 Tutto bene? Oh, man. Tutto bene. Tutto bene, gente. Dai. Sì, sì. Bene, bene. Grazie, avevo fuori servizio per un po'. No, mi si è spento subito il fuoco. Salve. Mi metto in mezzo. Stai tranquillo, sono in mezzo io. Salve. Buonasera. Va bene? Buongiorno. Sì. Che perfetto. Va tutto bene. Ah, il taser di colore verde. Sì, le piace? No, carino, scicchettoso. Poliziotta, sì. Può mettersi un trucco? No. Ma... No. Perché ha cosa dire? Scusi, no. Agente. Scusi, ha cosa dire? No, perché la vedo male. E quindi? Sembra un uomo. Ma scusi, ma se lo tenga per sé? Infatti, se lo tenga per sé, se ci sono dei problemi. A posto, la vedo bellissima. Bene. Ah, agenti. Sì. Ha visto questa moto? Sì. Qua di Jonathan, c'ha la targa verticale. Faccio vedere. È un problema? No, non è un problema. Bene. Basta che ce l'ha, no, basta che ce l'abbia, basta che ce l'abbia. Sì, adesso. No, basta che ce l'abbia. Questa qua penso che la troverete molto spesso per strada e carbonizzata, secondo me, Probabile. Molto probabile. Speriamo di no. Spero senza Jonathan sopra, più che altro. L'ha già fatta esplodere qua al parcheggio da sola. Niente. Ma questa qua è... Mio Dio. Ogni DOS è un problema. Mi raccomando, stai attento. Mettiti una tuta molto anti-ignifuga quando guidi. Anti-ignifuga?